Si chiama HCView, una finestra sulle politiche per l'epatite C, ed è la prima rivista interamente focalizzata sull'epatite con dati, bisogni dei pazienti e politiche sanitarie. Tra gli argomenti della rivista, l'implementazione effettiva del Fondo per i farmaci innovativi e il varo del Piano Nazionale per la lotta alle epatiti virali, che sono tra le richieste delle associazioni dei pazienti. Per ridisegnare la lotta all'epatite C sono quattro i punti fondamentali per l'associazione EPAC. Il primo punto è quello di avere dei numeri dei pazienti diagnosticati, perché oggi i numeri sono importantissimi anche per fare delle previsioni economiche. Due, abbattere le barriere dei criteri che attualmente impediscono alcuni soggetti di accedere alle cure. Tre, di avere comunque dei budget sempre più alti, quindi incrementare questo fondo sul farmaco innovativo e stabilizzarlo. 4. Avere una programmazione, quindi avere un piano sanitario nazionale che attualmente da circa 3 anni è sul tavolo del Ministero della Salute. Richieste urgenti, anche perché dall'inizio di quest'anno sono disponibili nuovi farmaci innovativi in grado di sconfiggere la malattia. Lo sviluppo di trattamenti tutti orali dell'epatite C ha rappresentato una vera e propria rivoluzione. Fino a pochi anni fa eravamo in grado di curare un numero molto limitato di pazienti, soprattutto pazienti con patologie epatiche da virus meno gravi, e ottenevamo dei tassi di guarigione largamente insoddisfacenti, 30-40%. Oggi, con regimi di cura che durano 3 mesi, tutti orali, senza tossicità e ottimamente tollerati ai nostri pazienti, otteniamo de facto la guarigione praticamente di quasi tutti i pazienti. Ma la cosa più importante è che otteniamo la guarigione di quasi tutti i pazienti che si presentano con malattia da virus C in fase molto avanzata, cioè per quei pazienti che, se non possono disporre di un trapianto di fegato, sarebbero condannati inesorabilmente a una vita molto breve e dolorosa. Quindi una vera rivoluzione. Da un ictus si può guarire, ma è essenziale la riabilitazione in ospedale e le cure a casa. Per questo la Regione Lazio ha adottato un pacchetto ambulatoriale complesso, messo a punto per facilitare l'accesso alle cure sulla base di verifiche diagnostiche che consentono di identificare precocemente le complicanze che seguono l'ictus. Lo strumento che andiamo a proporre oggi è proprio quello per aiutare il medico di base ad affrontare tutte le problematiche, che non sono poche, nel post-ictus, non solo la parte motoria, che era quella più evidente, cioè il paziente che cammina male, ma tutta una serie di altri parametri che molto spesso vengono considerati dal paziente stesso trascurabili, che invece sono importanti, dal dolore alla depressione alla ripresa di un'attività sessuale o lavorativa. E la scala aiuta a ricordare al paziente e al medico di affrontare un po' tutte le problematiche che sono legate alla sopravvivenza dei pazienti con ictus. Il paziente viene preso in carico dal neurologo, inviato o dal reparto che l'ha dimesso, o dal medico di famiglia che l'ha visitato, o dallo specialista che l'ha visitato, gli vengono prescritte una serie di prestazioni, ovviamente il paziente viene visitato e, a seconda della necessità, quello che manca al suo percorso diagnostico-terapeutico viene messo in atto. Nel pacchetto ci sono esami come la risonanza, l'ecocardiogramma, l'ecodoppler dei vasi del collo, oltre alla infiltrazione per esempio della tossina botulinica, che è quella che serve per ridurre al minimo la spasticità, e contemporaneamente la possibilità di fare 10 sedute di riabilitazione motoria. Quindi è un pack diagnostico-terapeutico, forse uno dei primi in Italia ad avere questa doppia valenza, che per l'ictus è molto importante. Il pacchetto ambulatoriale complesso è stato realizzato grazie al lavoro del Servizio Sanitario Regionale e potrà produrre risposte importanti per fronteggiare un problema sanitario particolarmente complesso. Questa innovazione addirittura colloca il Lazio sull'ictus all'avanguardia tra le regioni italiane, perché, ripeto, è figlio di un'attenzione che ora in questo caso ci ha portato ad intervenire sull'ictus, sulla sanità territoriale all'apertura di queste strutture con i medici di medicina generale, con le nuove reti di cura, a rivedere e rivisitare la rete ospedaliera.
Resta aperto fino al 26 febbraio il Temporary Store Io Yogurt di Milano, uno spazio dove l'esperienza dello yogurt è al centro di tutte le attività, coinvolgendo adulti e bambini, dalle originali ricette di Filippo Sisti e Alessandro Borghese, ai laboratori creativi per bambini, al consulto personale con un nutrizionista. La partecipazione è gratuita con l'iscrizione al sito www.ioyogurt.it per le attività a numero chiuso. Lo yogurt è veramente un cibo ben nato e con una densità molto alta, e che adesso gli italiani non consumano tanto yogurt, e da consumare di più sarebbe veramente una roba che è anche supportato dal Ministero della Salute, del mondo istituzionali. Quindi spero di vedere un'Italia molto sana, con un cibo che gioca un ruolo anche molto piacevole sulla parte della socializzazione, e di vedere lo yogurt ancora più spesso sulle tavoli e le cibi italiani. Diciamo, la prevenzione di tutte quelle patologie croniche non trasmissibili come l'obesità, la dislipidemia, l'ipertensione hanno alla base una corretta alimentazione, e ultimamente anche il Ministero della Salute ha introdotto sia nelle linee per la ristorazione pediatrica proprio l'utilizzo dello yogurt come alimento che può essere preso in considerazione soprattutto in ambito di spuntino o merenda, e questo è proprio specificato nelle linee di indirizzo per la ristorazione ospedaliera pediatrica. Nello spazio è possibile anche ricevere in omaggio il libro Io Yogurt, dall'alimentazione alla salute, a cura del progetto condotto dalla Fondazione Istituto Danone in collaborazione con la Società Americana per la Nutrizione e la Fondazione Internazionale per l'Osteoporosi. Il tema centrale è quello dell'inserimento dello yogurt in una alimentazione equilibrata, quindi si danno consigli sia per l'adulto, sia per il bambino, sia per l'anziano, per condurre un'alimentazione il più possibile equilibrata, proteggere la salute, aumentare la salute, soprattutto pensiamo alle ossa dell'anziano che sono particolarmente sensibili all'introduzione di calcio in particolari periodi della vita. 1 milione di euro e 40 borse di studio da 25.000 euro ciascuna per svolgere attività di ricerca presso istituzioni scientifiche in Italia o all'estero. Sono questi i numeri di un importante investimento a sostegno della ricerca farmacologica che sono stati annunciati dall'azienda americana Merck & Company per tramite della sua controllata MSD Italia e dalla Società Italiana di Farmacologia. Abbiamo accettato una richiesta da parte della SIF per 1 milione di euro per quindi supportare ben 40 borse di studio, di cui per giovani ricercatori, quindi sotto i 40 anni di età, di cui 20 borse di studio saranno svolte in Italia, 20 all'estero. Ci pare un'iniziativa unica, direi, nel settore farmaceutico, e anche un contributo fattivo da parte di MSD e di Merck & Co., che è la nostra casa madre italiana, alla ricerca italiana, che rimane un elemento di eccellenza in questo paese. Una delle condizioni che abbiamo richiesto alla SIF è che nessuno di questi progetti venga fatto sui nostri farmaci o su farmaci generali, quindi è un atto di pura liberalità, e come gli inglesi direbbero no strings attached, e questo è un qualcosa che appunto testimonia come il nostro impegno sia un impegno pro ricerca senza alcun ritorno per la nostra azienda. E la ricerca è un elemento distintivo di un paese, non c'è futuro in un paese sviluppato se manca la ricerca e sviluppo. L'Italia è chiaramente indietro per quanto riguarda lo stock di investimenti in R&D rispetto ad altri paesi, nonostante ha delle eccellenze in molte aree terapeutiche. Noi ci siamo impegnati come Merck & Co. e noi come affiliata italiana quindi a supportare quella ricerca e evitare che ci sia la continuazione di questo brain drain di cui tanto si chiama, in maniera fattiva, pratica e rapida. E poi perché francamente la ricerca è un elemento distintivo in Merck, che ogni anno investe più di 8 miliardi di dollari con 15.000 ricercatori e 179 molecole che sono state registrate dal 60, unica azienda al mondo con questi numeri. L'artrosi al ginocchio colpisce oltre 2 milioni e mezzo di italiani e gli interventi di protesi sono in costante crescita. Oggi è disponibile una nuova protesi detta Salva Crociato, frutto della ricerca italiana, è disponibile con il Servizio Sanitario Nazionale, che conserva i legamenti, con grandi vantaggi per i pazienti e per i medici. Oggi le persone hanno
un bisogno di un'autonomia completa, perché sono cambiate le regioni sociali, sono cambiate le famiglie intorno e devono essere autonome fino all'età avanzata, ai 70, agli 80, ai 90, e a fianco di questo hanno anche delle esigenze diverse di partecipare a una vita di relazione, che di fare viaggi, per cui questo si ottiene solo con un aiuto esterno, cioè con nel campo del ginocchio, con la protesizzazione del ginocchio. Quando avviene un'artrosi c'è un'alterazione di tutte le cartilagini articolari e questa è l'artrosi. I legamenti funzionano in maniera un po' anomala e continuano a modificare la loro funzione negli anni, per cui il ginocchio che si storge, che diventa meno mobile, così altera anche la funzione dei legamenti. Quando un paziente fa una protesi ed ha ancora una situazione legamentosa buona, bisogna cercare di preservare più legamenti possibili per mantenere il più normale possibile il movimento fisiologico dell'articolazione. È importante conservare il legamento crociato anteriore, perché questo consente un buon funzionamento della componente femorale sia in rotazione che in traslazione, consentendo una normale cinematica del ginocchio, una normale fisiologia. La novità è questa protesi salvacrociato, perché consente di conservare, oltre al crociato posteriore, anche il legamento crociato anteriore. La sensazione di avere il proprio ginocchio a 3-6 mesi, a un anno dopo l'intervento, di questi pazienti che riferiscono il ginocchio come quello che si ricordavano prima di questa degenerazione artrosica, quindi di questo consumo della cartilagine. E questo chiaramente è molto importante per pazienti che attivi sia a livello lavorativo, sociale, sessuale, vogliono ritornare alla propria vita normale, senza sentirsi sempre qualcosa che non va in questo ginocchio, delle instabilità, dei dolori e delle impotenze funzionali a cui non possono far fronte. 20 anni fa la probabilità di guarigione dalla leucemia era tra il 50 e il 60%, mentre attualmente è intorno all'80%. In occasione di un simposio organizzato dall'Istituto Gaslini di Genova e promosso dalla Fondazione Internazionale Menarini, sono state presentate nuove tecniche di terapia cellulare che si stanno dimostrando molto promettenti anche nei casi più severi di leucemia e che non rispondono alle terapie attuali. Devo dire che sono stati sviluppati in questi ultimi anni armamentari terapeutici particolarmente rilevanti, oltre a progressi decisivi per quanto riguarda la chemioterapia e terapie farmacologiche, si è sviluppato, diciamo, le terapie cosiddette cellulari. Quella più antica è il trapianto di midollo, che appunto è in grado di curare molti pazienti con gravi emopatie, leucemie ad alto rischio. Tuttavia, più recentemente si sono sviluppate altre in cui queste cellule sono state modificate in maniera tale che abbiano dei recettori in grado di colpire selettivamente la leucemia. Quindi insomma stiamo sviluppando tutta una serie, un armamentario complesso. Esiste oggi un'arma che è stata sperimentata in un qualche centinaio di pazienti disperati negli Stati Uniti e che però è sicuramente efficace. Non è efficace come sempre per tutti, non tutti possono essere sottoposti a questa terapia, perché non può essere miracoloso l'effetto, ma è straordinariamente potente, perché come ho detto sono in remissione, che vuol dire sono senza segno di malattia. Il follow up è troppo breve per cantare vittoria in assoluto, ma pazienti che avevano fallito tutte le altre terapie.